12, 13 e 14 di febbraio ad Agropoli. Siamo al centro storico, come potete vedere, con una insegna molto particolare. Da Agropoli con amore. Roberto Apicella ci spiega che cos'è questa suggestiva situazione, ci spiega questo percorso che si farà qui ad Agropoli. Sì, un saluto a tutti, grazie a Sergio, come sempre gentile per darmi un po' di visibilità e naturalmente a tutte le nostre manifestazioni. Niente, abbiamo dedicato un weekend agli innamorati che verranno qui ad Agropoli nel suggestivo borgo che già di per sé ha un'atmosfera molto romantica. Abbiamo fatto un piccolo percorso sulla scia di ciò che abbiamo organizzato a Natale, un percorso senza pretese per quest'anno ma che crescerà tanto. Tant'è vero che abbiamo voluto immaginare per l'anno prossimo tutto il borgo addobbato a tema San Valentino. Perché? Perché vogliamo dare una continuità al nostro lavoro e quindi fare eventi in continuazione, quindi dal Natale si passa a San Valentino, a San Valentino al Carnevale e via via poi con altri eventi fino all'estate. Per una questione di destagionalizzazione del turismo abbiamo pensato di fare quanti più eventi possibili, naturalmente degli eventi particolari e che possano aiutare lo sviluppo turistico di Agropoli nei momenti diciamo più particolari, tipo in inverno, che è comunque Agropoli è una città turistica che soprattutto... Sì, Roberto, adesso invece gli innamorati vogliono sapere che cosa si farà. Non ci allarghiamo. Spiegaci un po' come avverrà. Ho fatto un cappello troppo lungo. Certo, sarà un percorso, come dicevo, che partirà appunto dall'inizio degli scaloni, quindi ci sarà una postazione che è in allestimento. La vediamo qui sotto, appunto, la piazzetta che prima tu hai inquadrato, Sergio. Da Agropoli con amore, lì ci sarà un fotografo professionista che immortalerà gratuitamente tutte le coppie e quindi farà delle foto che saranno poi utilizzate come ricordo, no? Di una giornata qui ad Agropoli. Spiegaci il percorso. Poi man mano si salirà e vedete qui alla destra, la nostra destra, le ragazze che stanno allestendo una postazione dove verranno distribuiti i catenacci e dei cuori dove mettere le proprie iniziali. Quindi sarà una cosa folcloristica e ancora un ulteriore ricordo di una giornata qui ad Agropoli. Quindi questa è la postazione che è in allestimento, dopodiché la postazione successiva è appunto quella che è dedicata ai catenacci, che è già sviluppata tra i ragazzi che hanno questa tradizione di venire qui a posizionare i catenacci. Naturalmente i nostri sono dei catenacci che poi dopo verranno tolti alla fine della manifestazione e verranno conservati, quindi più una cosa folcloristica che altro. Questa è la postazione appunto dei catenacci e noi auspichiamo almeno un bacio ogni postazione per i nostri innamorati. Poi man mano andremo qui, questa è un'altra postazione che è work in progress, infatti deve essere allestita proprio qui dove c'è lo spazio, che verrà messa la cosiddetta bocca dell'amore, la bocca dell'amore all'interno della quale è meglio non mettere la mano se diciamo non si è comportati tanto bene. Questa è un'altra cosa. Ci sono pure le condizioni, ci sono? Certo, potrebbe mordere. Ah, ho capito. Quindi, noi intanto siamo attraverso la grande portone, simbolo della città di Agropoli. Certo. Poi? Poi vedete che da quella parte c'è il posto dei desideri, che tutti conoscono e che quindi è già famoso, la direzione che è la postazione numero 6, e poi abbiamo la nostra chicca che è il tunnel d'oro. C'è un borgo trasformato in borgo dell'amore praticamente. Però ti ripeto, Sergio, questa è una cosa in piccolo, un'edizione pilota che poi io già immagino tutto il borgo allestito così come si fa in altre grandi città turistiche, il borgo allestito, perché ogni occasione è quella giusta per... Cioè ci avviamo verso in quella che per tantissimi anni è stata la grotta dove è nato il Gesù Bambino. Certo. Ora invece... Spero che lo sarà ancora. L'hanno distrutto qui ad Agropoli, purtroppo. Adesso fanno soldi con il Babbo Natale. Siamo work in progress per quanto riguarda l'allestimento, quindi la pulizia. Tra poco si accenderanno le luci. Qui vediamo le grandi coppie della storia, no? Con la
con tutta la storia sotto, quindi c'è Romeo e Giulietta, Elena e Paride, Paolo e Francesca, Ulisse e Penelope, Lancelotto e Ginevra, anche qui verrà tutto illuminato. Quindi si fa questa passeggiata. Questa è famosissima questa galleria perché qui c'è la storica pizza dello Schizzburg, no? Della manovra del Sudicino, no, scusa. Lo Schizzi all'altra parte, al Pozzo dei Desideri. Bellissima, sì, è caratteristica. Qui ci sono le reti dei pescatori perché andiamo a raccontare anche quella che è la storia della Regina Verde di Emergalda e il suo amore segreto con il pescatore, che dice che si consumava proprio in questo tunnel, che nell'antichità era appunto un collegamento tra le varie, tra due torri saracene, quindi le torri di avvistamento. Andiamo avanti dunque. Il percorso con le reti, qui c'è la storia di Emergalda e quindi appunto la Regina Verde, e poi c'è una piccola chicca che non possiamo svelare, che giustamente mostreremo, diciamo, poi direttamente domani, domenica e lunedì. Certo, quindi le coppie arriveranno fino a qua. Sì. Vabbè, poi procederanno ovviamente per il castello, che sempre aperto, quindi sul castello c'è una polemica, c'è ancora quella casupolo dove hanno fatto i soldi. Sì. Sì. Vabbè, noi diciamo ci concentriamo su questa parte. Gli orari, Roberto, gli orari. Allora, da domani alle 15 ci sarà il passaggio della prima. C'è da domani, dici i giorni. Sabato 12. Sì. Alle ore 15. Abbiamo il sole contro. Adesso siamo contro luce, quindi si vede molto poco questo scorcio bellissimo, fra l'altro, del porto. Sì. Stavi dicendo? Ma dicevo, domani alle 15 e poi sarà sempre aperto, anche di notte sarà ben illuminato, dunque sarà una cosa simpatica. È un punto di partenza, come noi e i ragazzi dell'associazione abbiamo sempre fatto. Siamo partiti sempre con poco e poi abbiamo cercato di ingrandire sempre di più l'evento e spero che questo sia l'ennesimo. Ci si prenota pure, o no? Sì, ci sono le prenotazioni, ovviamente, soprattutto per le incisioni dei nomi. Prenotazioni ne sono già arrivate? Sì, ma la cosa che mi ha fatto piacere è che comunque le strutture ricettive hanno ricevuto delle prenotazioni, quindi anche grazie alla nostra pubblicità, quindi ringrazio tutti coloro che ci hanno dato visibilità, tutte le testate giornalistiche, sono state tante, anche a partire da Savia, Avellino, Agropoli, tutto il Cilento. Vogliamo ricordare che l'amministrazione comunale non ha fornito nessun emolumento per questa manifestazione? Sì, abbiamo, diciamo, noi non abbiamo chiesto nessun contributo, se non appunto lo spazio pubblico, il suolo pubblico, e naturalmente voglio dire, cerchiamo di metterci tutta la buona volontà perché è un investimento poi per il futuro. Sappiamo che dei borghi qui attorno a noi con piccole cose sono cresciuti, quindi spero che anche questa volta, in questa circostanza, Agropoli sia ricordata anche per San Valentino. Ricordiamo gli orari allora. Sì, dalle 15 sabato, quindi sempre aperto. Sabato 12. Poi domenica 13 e lunedì 14 tutta la giornata. Io penso che l'atmosfera ideale si possa respirare sabato 12 e domenica 13, anche perché poi lunedì È il giorno degli innamorati, lunedì. Degli innamorati, quindi si concentra più la sera, capito? Nell'andare a cena a lume di candela. E la cosa che mi ha fatto piacere è che tanti locali qui ad Agropoli hanno organizzato delle serate, quindi magari venire prima qui a fare la passeggiata e poi andare a cena in uno dei locali che hanno organizzato appunto la serata a tema. Cioè, possiamo dirgli quali sono questi locali, guarda, se vuoi. No, non lo posso dire a memoria, se dimentico qualcuno. E allora non li diciamo, perché se dimentichi qualcuno. Però sulle nostre pagine abbiamo comunque ben pubblicizzato tutti i locali che... Ricorda le pagine. Sì, la pagina, noi abbiamo la nostra pagina ufficiale, che è quella dell'Associazione Sbandieratori dei Feudi del Cilento. Poi abbiamo istituito da un po' di tempo una pagina che si chiama Agropoli Fa, dove mettiamo tutte le iniziative che vengono svolte nel paese. Naturalmente poi sulle nostre pagine personali cerchiamo di condividere il più possibile. Come sapete che il passaparola è importantissimo, no, per queste cose. Tu mi insegni. Grazie dunque a Roberto Picella. Poi magari delle prossime manifestazioni ne parleremo. Comunque tutti qui al Borgo Antico. Qualcuno ha sostenuto, però tu hai dato già la risposta a 7 TV. Sì. Qualcuno ha sostenuto, chi non ha fidanzato non ha il fidanzato. Beh, io come dico sempre, l'amore non è solo verso un'altra persona, l'amore può essere a 360 gradi, quindi
sicuramente tutti noi siamo innamorati della vita, soprattutto in questo periodo dove siamo stati testimoni di limitazioni, di privazioni, quindi è giunto il momento di uscire e di divertirci un po'. C'è chi poi era innamorato della Juventus, vabbè, certo, ma quello... come me e come te. Grazie dunque Roberto Picella, grazie a tutti quanti voi, naturalmente appuntamento per il 12, il 13, il 14 di febbraio qui al centro storico, al Borgo Antico, uno dei borghi più belli del Mediterraneo.